questo è il segno che si sta cercando di fare il massimo possibile. Ribatto ancora una volta che la ricostruzione è partita, altro che non è partita, che ci saranno nei prossimi mesi delle accelerazioni incredibili, che si è fatto un grande lavoro di progettazione, si è fatto un lavoro di programmazione, di normazione, di messa in sicurezza e adesso si cominciano anche a coglierne i primi frutti visibili. Devo ribadire ancora una volta una sollecitazione che vorrei fare a tutti i comuni per i piani di ricostruzione. Fare i piani di ricostruzione è essenziale anche perché, come ormai voi sapete, il Ministero dell'Economia ha dimostrato disponibilità a valutare l'ipotesi di finanziare ulteriormente le seconde case, quindi le case che sono diverse dalle prime, di dare incentivi anche alle attività commerciali e imprenditoriali, soprattutto nel centro storico, per poter rivitalizzare il centro storico, ma questo è subordinato ai piani di ricostruzione, che non sono solo i piani di ricostruzione di tipo urbanistico, ma sono invece, proprio come dice la legge, i piani di ricostruzione per la ripresa anche socio-economica. Purtroppo nessuno sollecita questo adempimento e io sono costretto a farlo, sono l'unico che lo faccio, ma perché a seguito di questa cosa qui ci saranno ulteriori benefici per i cittadini.